Allora, ci ha raggiunto l'avvocato Buongiorno, allora io volevo chiedere a Giulia Buongiorno una cosa che ci aiuta anche nella valutazione. I protagonisti del libro di Floris sono impuniti, ma puniti dal loro rimorso, invece i ragazzi che si macchiano oggi di atti di violenza, quelli di Vigevano per esempio, cosa rischiano? I reati astrattamente configurabili sono tanti e gravi, ad esempio la violenza sessuale di gruppo, la pornografia minorile, il sequestro di persona, la violenza privata. È chiaro che un adulto rischierebbe una pena fino a 12 anni, ma in questo caso si tratta di minorenni. In Italia c'è un trattamento differenziato, in particolare uno di loro è un tredicenne. E secondo il nostro sistema, chi ha meno di 14 anni non è imputabile, esiste una presunzione assoluta che chi ha meno di 14 anni non ha quella maturità che gli consenta di comprendere il disvalore delle proprie azioni. Pertanto non gli sarà attribuita una responsabilità, al massimo avrà una misura di sicurezza. Invece, per quanto riguarda coloro che hanno da 14 a 18 anni, è previsto un trattamento che può essere o quello della messa alla prova. La messa alla prova significa una sospensione del processo, l'adesione da parte del ragazzo ad un programma e la verifica dello svolgimento di questo programma. Se all'esito di questo programma il ragazzo sarà risultato, secondo il giudizio del giudice, effettivamente ottemperante, a questo punto si estinguerà il reato. Ebbene, io in realtà ho forti perplessità per quanto riguarda quella che è l'età della non imputabilità, perché secondo me a 13-14 anni un ragazzo è già maturo. Per quanto riguarda la messa alla prova, in realtà è prevista anche per reati gravissimi e questo effettivamente suscita qualche perplessità, soprattutto perché si tratta di ragazzi quasi che imparano sin da piccolini che nella vita non avranno sanzioni, ma questo è il nostro sistema che punta più alla rieducazione e al reinserimento. Grazie, avvocato, buongiorno.